Voglio mettere subito in chiaro le cose perché queste pagelle saranno molto severe, lo dico tranquillamente. Non me la sento di salvare tanti giocatori da questa prestazione. Dico anche un'altra cosa, sono a caldo, a caldissimo, perché è appena finita la partita, non mi va nemmeno di riguardare, scusate questa cosa, saranno le pagelle forse meno professionali in assoluto, mi va nemmeno di riguardare tutto, cioè proprio non ne ho voglia. E quindi va bene così. Prendete le pagelle a caldo in questa giornata di Pasqua, quindi ne approfitto per farvi gli auguri di buona Pasqua perché ovviamente ve le porterò nella giornata di domani. E poi eventualmente parleremo un po' più a freddo nella giornata di lunedì per cercare di capire se confermo tutto quello che ho detto oppure no. Allora, iniziamo. Massimiliano Allegri. Voto 4. 4. Penso di aver già dato grandi motivazioni nel video post partita, quello che è stato caricato sul canale subito dopo il triplice fischio. Non credo che sia possibile fare una partita di questo tipo in cui hai a disposizione un centrocampista, giochi comunque il centrocampo a 3 con un terzino e un'ala interni, che per Danilo non è nemmeno troppo un problema, l'abbiamo visto con Pirlo, l'abbiamo visto anche con Allegri, è un giocatore che bene o male si trova a suo agio lì, ma Cuadrado è un giocatore che ha bisogno di ampiezza. Allegri poi nel post partita ad Azzon dice una cosa importantissima, dice avevamo bisogno di ampiezza, per quello poi ho cambiato, probabilmente potevo farlo anche un pochino prima nel primo tempo, eh sì, avevamo proprio bisogno di questa ampiezza, di mettere Dybala al centro dell'azione, di adattare Rabiot a 2 dove per stessa ammissione di Allegri gioca meglio, di dare quella possibilità a Cuadrado di puntare uno contro uno e creare superiorità numerica nel modo che sa fare meglio. E invece ci siamo giocati praticamente 45 minuti in questo modo. Le sostituzioni non sono state efficaci. Abbiamo dovuto adattare 1.000 giocatori in 1.000 ruoli differenti. Non abbiamo fatto una buona prestazione, come ha detto lo stesso allenatore. Non siamo stati cattivi, non siamo stati cinici, non ci abbiamo creduto, non abbiamo portato nemmeno a casa la vittoria. Allora, che cosa vuoi salvare? Che cosa vuoi salvare da questa partita? Non salvi niente. E Allegri è responsabile, è uno dei principali responsabili di questa partita. Allegri deve stare attento. Signori, io rifaccio lo stesso discorso che abbiamo fatto con Pirlo l'anno scorso. A questo punto della stagione non puoi mollare. Che se inizi a mollare a questo punto della stagione e poi gli altri vincono, allora si meritano quegli altri. Perché dopo tu ti devi aggrappare sempre a quegli altri. E allora, il fatto che Massimiliano Allegri abbia un contratto di 4 anni e 7 milioni all'anno non deve farlo sedere, perché poi Allegri dice prendiamo sempre gol. Sì, è vero, è una lettura giusta quella che fa, ma la Juventus non è che deve per forza vincere 2-1, non è per forza deve vincere 1-0. Noi non ci siamo ancora mai sbilanciati. È la critica che rivolgo ad Allegri maggiormente dall'inizio stagione. Questa non è una squadra da vincere con un gol di scarto. Questa è una squadra che purtroppo, volenti o nolenti, l'episodio te lo prende, l'imbucata te la prende. Come è successo stasera? È una squadra così, è una squadra che ha bisogno di gamba, che ha bisogno di distendersi, ha bisogno di prendere ampiezza. Ma a maggior ragione, siamo una squadra che praticamente segna sempre solo su palle esterne messe dentro, a rimorchio, con un cross, quello che volete. E cosa facciamo? Mettiamo Cuadrado, che è il giocatore che ha più ampiezza possibile dentro al campo, e Dybala, che è il giocatore più dentro al campo possibile, largo. No, allora ragazzi, c'è qualcosa che non va. Cioè, questa è proprio una lettura banale, elementare. Mettere due dei migliori giocatori, dei trascinatori, dei giocatori più determinanti per la Juventus tra gol e assist di questa stagione nelle due condizioni opposte a dove rendano bene? Cioè, permettetemelo, ma mi sembra un errore banale per uno come Massimiliano Allegri, che si becca al 4, perché tante letture della partita sono state errate. E non è la prima volta in stagione che Massimiliano Allegri fa delle letture errate. E infatti non è la prima volta in stagione che ci ritroviamo qui delusi dal risultato di una partita, non solo dalla prestazione, pure dal risultato. E se da Allegri il risultato te lo devi aspettare, a prestazione no, e allora che arrivino questi risultati. Perché è vero che mancano 5 alla fine, è vero che rischiamo anche, eh? È vero che rischiamo, perché dietro, ragazzi, dietro poi c'è una bagarre che non voglio mica, eh? Non vorrei mai che io c'ho sto tarlo nel cervello, sta. Andiamo avanti, perché sennò mi altero e. Andiamo avanti. Szczęsny, sei colpevole? No, mai niente. Purtroppo quell'imbucata che prendiamo, Szczęsny viene pure scartato, ma non è che cosa si poteva fare, Szczęsny? Nulla, sei politico.
Chiellini 5 e mezzo, perché poi lui se la prende con De Ligt, no? Ma che non si sono messi bene. De Ligt è più avanti, quindi De Ligt gli do 5, li analizziamo insieme. De Ligt è molto più avanti, no? Di Chiellini, quindi secondo me De Ligt è più colpevole perché non tiene la linea. Però anche Chiellini, tutta la partita, non mi pare che ci sia stata tutta questa tranquillità difensiva. È vero che da uno come Chiellini non ti aspetti l'uscita pulita da dietro, queste cose qua, però tutta questa frenesia, questa voglia sempre di andare su, quindi secondo me anche i centrali della Juve, uno da 5 De Ligt, perché è quello che dicevo, no? È a caldo, non l'ho rivista, però mi sembrava fuori posizione. E Chiellini un po' esuberante, un po' troppo, e poi non ho capito il cambio a questo punto, cioè Giorgio non ci tieni più neanche una partita intera, non riesci più a tenere neanche una partita intera. Ragazzo mio, io ti voglio un bene dell'anima, lo sai, cioè sono uno dei tuoi principali sostenitori, ho comprato la tua maglia dell'Italia quest'estate post vittoria degli europei, però se non mi riesci a fare neanche 90 minuti una partita col Bologna giorno prima di Pasqua, io non posso vedere futuro con Chiellini, ma non può rimanere in rosa se non come quinto centrale, che non lo conti come giocatore, dici vabbè, è lì, se proprio succede il disastro c'è Chiellini, se no non... Cioè, dato che siamo alla fine della stagione, dobbiamo tirare le somme, dobbiamo capire le conclusioni. La stagione di Chiellini, ragazzi, è una stagione preoccupante per pensare di poter continuare con Chiellini. Poi magari lui stesso è consapevole di questa cosa, ha già comunicato, va, finiamo qua e poi basta. Però bisogna dirle, eh? Cioè, bisogna capirle queste cose. Poi non lo so, vediamo che cosa succederà. Arriviamo a De Sciglio, 5 e mezzo. Che non è un'insufficienza gravissima, anzi forse De Sciglio è anche uno di quelli che a un certo punto ci ha creduto di più, addirittura un tiro dalla distanza. Poi però va bene che anche qui, finché ci ritroviamo a giocare con De Sciglio titolare, perché i nostri terzini destri, Daniele Cuadrado, sono costretti a giocare da centrocampisti e quindi dobbiamo spostare, dobbiamo adattare, dobbiamo brigare. De Sciglio, io gli voglio molto bene anche a lui, però... De Sciglio è un giocatore che alla Juventus ci può stare a fare 10-15 partite all'anno. Nel momento in cui De Sciglio inizia a farne, non lo so, quanti ne ha fatti? Guarda, il live, non mi interessa, vediamo. De Sciglio, andiamo a controllare quante partite ha fatto De Sciglio quest'anno in Serie A con la Juventus. Statistiche, ne ha fatte 25, 17 di Serie A, non so se è conteggiata questa oppure no, 3 di Champions, 4 di Champions, 3 in Coppa Italia, 1 in Supercoppa, 25 partite, sono già 10 di troppo. Perché questo avviene? Perché siamo costretti a spostarli, infortuni. Signori, che non è un'accusa di De Sciglio, non è colpa di De Sciglio, anzi, semmai un merito che lui magari si è sempre fatto trovare pronto, un paio di infortuni, però poi si cala a livello della Juventus. È normale, allora è normale. E dato che lo stiamo rinnovando, io voglio che sia ben chiara questa cosa. Se si rinnova De Sciglio per 1, 2, 3 anni, quelli che saranno, De Sciglio è un giocatore che deve fare 10-15 partite all'anno. Che se ne fa di più diventa un problema per la Juventus, perché De Sciglio non può essere titolare nella Juventus, oppure sì, e allora diventa una Juventus che tutti gli anni arriva alla fine dell'anno, l'anno scorso non c'era nemmeno De Sciglio, ma che potrebbe diventare una costante tra questo e quello prossimo, di una Juventus che se De Sciglio è titolare lotterà tutti gli anni per cercare di capire se entrare in Champions oppure no, e non è quello che voglio, cioè non può essere questa. 5 e mezzo, che ribadisco, non è che da De Sciglio voglio che mi salti l'uomo che vada sul fondo, però siamo sempre nulli. Ecco, mi è piaciuto di più Pellegrini, io ho visto Pellegrini più dinamico, più voglioso, infatti quando anche mi ha tolto Pellegrini ho detto ma perché, che sta giocando pure bene, cambia anche di Allegri stasera, ma perché, Pellegrini stava pure giocando bene, stava anche cercando di, invece no, viene sostituito Dybala e Pellegrini, cioè Pellegrini che comunque il suo lo stava mettendo, Dybala che è l'unico che la lampadina, la luce te la può accendere un momento o l'altro, l'hai visto anche col Cagliari la settimana scorsa mettendo dentro Bernardeschi. Andiamo avanti, Cuadrado 4 secco, la prima partita post rinnovo di Cuadrado, io sono il primo a essere contento del rinnovo di Cuadrado, il primo, ma una prestazione del genere a Cuadrado non la posso accettare, dentro il campo nel primo tempo complice anche Massimiliano Allegri che l'ha messo lì. E nel secondo invece ha giocato comunque nella sua posizione, esterno in centrocampo nei 5, perché a un certo punto poi Allegri è stato a mille moduli, centrocampo nel 3-5-2, centrocampo nel 4-4-2, però mai, stasera mai Cuadrado, mai Cuadrado, mai.
E allora dai, serve qualcosina di più, ragazzi. Perché se questo è il massimo che riusciamo a dare, allora mettiamoci l'anima in pace. Non penso che questo sia il massimo che possiamo dare. No, non lo credo assolutamente. Cioè, questo mi sembra il minimo indispensabile, il minimo sindacale. Andiamo avanti. Danilo 6,5. È probabilmente, anzi, senza problemi, migliore in campo. Facciamo prima, migliore in campo, Danilo. Che non dovrebbe essere una roba del genere. Migliore in campo nonostante quel colpo di mano al 90 millesimo che crea la punizione per il Bologna e che annulla i sogni vittoria per la Juve. Oh, una disattenzione ci sta. Nel primo tempo fa un recupero incredibile in scivolata e dà la palla a Szczęsny. Nel secondo tempo becca anche il palo su colpo di testa. La sua partita ordinata l'ha fatta, ma è normale che il migliore in campo sia un terzino che viene messo regista davanti alla difesa? Questo credo che sia il riassunto perfetto per spiegare quella che è stata la Juventus di questa sera. Se un terzino davanti alla difesa, da regista, è il migliore in campo, è il quadro perfetto della situazione di quella che è la Juventus oggi. Purtroppo, purtroppo, però una Juve che a 5 giornate dalla fine rimane nell'indecisione se vado in Champions, se non vado in Champions, chissà, speriamo che gli altri perdano ancora degli altri punti. Ragazzi, chi è che può essere contento e soddisfatto di questa cosa? Magari qualcuno c'è, io sicuramente non sono tra questi. Rabiot 5,5, qualche percussione, palla al piede, qualche errorino, suo solito, non una partita sufficiente, non una partita angosciante, una partita da Rabiot, e una partita da Rabiot fa anche Zaccaria, secondo me, quando entra, perché non ci ha messo niente, gli do lo stesso voto, 5,5 anche da subentrante, uno che mi entra fresco, che dovrebbe avere la voglia di dire, oh, sai cosa, ti faccio vedere. Probabilmente Zaccaria si vedeva davvero che non era al meglio, che quello te l'aveva detto Allegri in sto gara, e quindi... Però già che ne hai... Ma Dio santo, ma più ci penso più assurdo. Hai un solo centrocampista, giochiamo col 4-3-3. Uno ne hai. Uno. Giochiamo col 4-3-3. Signori, stasera è difficile, eh? Questo giro è veramente dura. Bernardeschi 5 perché entra e non incide. Non c'è stata... Cosa c'è stato di Bernardeschi? Cosa c'è stato di un giocatore in scadenza di contratto tra... 40 giorni, tra 40 giorni scade il contratto di Bernardeschi con la Juventus, non si sa se si rinnova, questo entra, come farebbe Kabilame? Completate voi la frase, signori, completate voi la frase. 5 anche Paolo Dybala, che è un altro che tra 40 giorni alzerà i tacchi, baracca e burattini, farà su tutto, andrà via, non è riuscito a incidere, punizione che ha tirato, uscita di poco, però ribadisco, se io penso all'attacco della Juventus, agli ultimi metri, come possiamo cercare di far male agli ultimi metri, me ne viene in mente uno che può accendere la lampadina all'improvviso, che è questo qui, che è questo qui. E noi non solo, non lo rinnoviamo, lo sostituiamo e mettiamo dentro Bernardeschi. È l'unico, ragazzi, è l'unico giocatore negli ultimi metri che ti può dare lo spunto per Vlahovic. È l'unico. E stasera ha giocato da 5, eh? Da 5 in pagella. Vlahovic, parliamo di Vlahovic. Perché Vlahovic, signori, usato così, è penalizzato a livelli allucinanti. Eppure, nonostante questo, penalizzato a livelli allucinanti perché purtroppo è sempre spalle alla porta e deve fare una fatica incredibile, nonostante questo, in maglia Juventus 14 partite e 7 gol, in Serie A con la Juve 10 partite e 6 gol. Nonostante tutto questo, perché io continuo a leggere gente che mi dice però Vlahovic è scarso, ma Vlahovic è scarso? Voi vi state rendendo conto di quello che sta facendo Vlahovic e del numero di palloni giocabili per Vlahovic? Per giocabili intendo palloni con cui Vlahovic può far male. Vlahovic sta overperformando, ragazzi. Vlahovic sta tenendo a galla, questa cosa qui. Perché col Cagliari la chiude Vlahovic, qua la riprende Vlahovic. Signori, baciarsi i gomiti, C'era baciarsi i gomiti ad avere Vlahovic adesso. Se no, non so come finisce questa stagione. Da 6 in pagella, perché la partita purtroppo viene bullizzato da Medel. Avreste mai pensato, Medel 1,10 m, Vlahovic 15 m, bullizzato da Medel. Dobbiamo farlo espellere per fare in modo che Vlahovic possa fare gol. E comunque fa gol. Da 6, perché è lui che... E l'assist arriva da Morata, che è stato anonimo anche lui per tutta la partita. E poi è stato episodico davvero Morata, perché senza Morata questa partita non ha pareggi. Morata è stato il giocatore degli episodi in questa partita.
rigore non rigore, dentro area fuori area non mi interessa, o dava rigore o dava espulsione, quindi Morata si è portato via un uomo del Bologna, che poi se ne è portati via due per le proteste assurde di Medel, e poi serve l'assist con quella rovesciata. Ecco qua, permettetemi di dirlo, qua mi tolgo un sassolino dalla scarpa, perché io stesso in primis sono quello che ha sempre detto ma Morata a un certo punto il carattere, però ci vogliono due coglioni così a 5 minuti dalla fine, 3 minuti dalla fine, dopo una partita brutta, bruttissima, quella che abbiamo giocato, a fare quella rovesciata lì, quel gesto lì, che può finire dall'altra parte, la puoi mancare, lo stadio ti può fischiare, ci vogliono due coglioni così a tirar fuori quella roba lì, per quanto tutto il resto della partita non sia stato bello. E Morata si prende 6, perché comunque la partita in generale, quei due episodi lì, per fortuna, ci permettono di pareggiarla almeno. Ed è allucinante che il migliore in campo sia Danilo, lo ribadisco, e se lo merita, perché stasera se l'ha meritato davvero, e Morata e Vlahovic si prendano 6 nonostante il gol e l'assist, un gol bello, perché il gol è bello, non sono neanche riuscito a godermelo al 100% perché ero troppo arrabbiato. E niente, buona Pasqua ragazzi, questa era le pagelle di Juventus-Bologna 1-1 col Bologna in 9, che ci ricorderemo per sempre. Do il voto alla maglia, che mi è piaciuta molto in realtà, dopo averla vista primi in foto ho detto mamma mia che brutta, invece indossata era molto bella, e quindi ecco, di questa partita ci ricorderemo. La maglia, il gesto tecnico di Morata col gol di Vlahovic e il ritorno del Piero allo stadium dopo 10 anni, queste sono le 3 cose da salvare in questa serata. Ammazza, oh, ci accontentiamo con poco.